da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Partita da vincere anche così. Non c'entra, stai giocando, con tutto il rispetto, contro il Verona. È una partita che il Napoli, io non sto dicendo l'Inter, contro il Verona devi vincere. Adesso non mi venire a dire se c'era Lukaku vinceva, perché non è vero. Queste partite, non ha giocato la partita queste al Napoli, partite su. Sporche, te la risolvono se sì, hai davanti. Ma non sei sporca, se hai davanti, non è una partita sporca. Il che Verona segna, ha avuto le occasioni, troppe, ha tirato un po' da quattro voci. Andiamo a vedere il calcio di punizione per il Napoli, così commentiamo anche questa, una delle ultime azioni offensive imbastite dalla squadra di Conte, con Politano sul pallone. Prego Gianluca. Sono passati due dei cinque minuti di recupero. Politano con il sinistro, tutto il Napoli in area di rigore nel tentativo di riaprire negli ultimi minuti la partita. Politano, il cross dentro, il colpo di testa è Magnani. Il Verona ha dei saltatori di testa fortissimi. Sì, di testa il è due, fortissimo. Il calcio d'angolo due, però? Calcio d'angolo per il Napoli, le due conclusioni di Ngonghe, che è entrato molto bene, ha fatto due ottime parate Montipò. Ngonghe ha cercato di farsi vedere Raspadori, cross dentro, ancora di testa il Verona con Moschera, la recupera Mazzocchi che sbaglia. Mamma mia, dai, sulla centra Lukaku, ragazzi, dai. Comunque il vero problema secondo me è che tu nel primo tempo le occasioni le hai avute, non le hai realizzato, è un po' poi come anche per il Bologna, cioè se tu non concretizzi quando devi, sì, e poi però, succede anche questo. Però nel secondo livello tempo, del gioco, il livello però, è troppo appunto, poco. Nel secondo tempo il Napoli è calato tantissimo dal punto di vista dell'intensità e il Verona ne ha approfittato, no, anche ma perché poi, ma poi secondo me non c'è stato solo il calo del Napoli, anche il Verona, no, il Verona ha preso è cresciuto coraggio, bene. Perché probabilmente avendo superato, no, le occasioni che il Napoli ha avuto indenne, no, nel primo tempo, poi si è un po' rinfrancato. No, ma c'era quello che dicevo prima, Ciaccio, è uguale. Se il Napoli l'avesse tenuta lì, la partita l'avesse fatta lui, prende il gol della domenica, certo, io ti do ragione. Ma non l'ho visto quell'atteggiamento, no, lì. Quindi ma... è inutile che mi dice metti Lukaku, metti Osimhen. Ma Diego, non c'entra, Nell'arco di un campionato, tu mi spieghi meglio, quante partite sporche una squadra vince? Ma questa non è una partita sporca, no, l'ho detto 3-0, guarda, era una partita giocata male, 3-0, ancora Moschera, mamma mia. Ma non è una partita sporca, ma il primo tempo, 3-0, ragazzi, il primo tempo, Diego, se il Napoli fa gol nel primo tempo, ma la partita cambia, era troppo poco. Fatemi vedere la faccia di Viliotti, il commento di Gianluca, cosa è successo? È la naturale conseguenza di questo secondo tempo del Napoli. Bologna è finita, intanto è finita. Grazie, torno da te tra poco, ciao. Moschera segna il gol del 3-0, Oliveira si fa superare in dribbling, tunnel contro tunnel. Napoli scomparso dal campo nel secondo tempo, un 3-0 pesantissimo, sì, anche eccessivo, secondo me, che non ammette giustificazioni al di là delle varie situazioni. Guardate che cosa fa qui il giocatore del Verona, tunnel Oliveira, dai, che va via, dai. Ci sono tre giocatori del Napoli, sì, nessuno, il tocco, ma dai, Napoli fuori lasciato fuori completamente solo, ma il secondo tempo, allora facciamo così, dai, andiamo con l'onda, poi la commentiamo, nessuno andiamo che con fa l'onda la diagonale, allora, dai, questa è la situazione, ve la faccio vedere tra poco la Lavagna, intanto allora facciamo così, vado da Ciaccio. Moschera solo perché hanno interpretato male il fuorigioco, pensavano che fosse oltre, invece lo teneva, sì, in gioco di Lorenzo, passivi, l'attaccante del passivi, questa genere, è la sconfitta, è che pesa a livello mentale, allora, non è la squadra, come dice lui, ci vuole l'attaccante per risolvere dei pasticci una partita nostra. Ma qui non è una partita, non è mai stato in pugno del Napoli sta partita. Ma il primo tempo, Diego, ma il primo tempo. Napoli doveva... Ma è troppo poco, a livello di gioco, non è vero. Poco. Allora, esce Paraschelia, alla fine del primo tempo, il Napoli non rientra più in campo nel secondo tempo. Il secondo tempo non è entrato in campo. È inguardabile. Io dico, nel primo tempo, il Napoli meritava di vincere, sì o no? Ha sbagliato quante occasioni da gol. Se ci fosse stato un centravanti forte... Lukaku, Osimhen, il Napoli era in vantaggio e questa partita la portava a casa. Sì, ma non è detto la che non casa, è, no, è detto. Però, abbiamo la riprova del secondo tempo. È finita sul campo Verona. Del Mentegodi in questo momento. L'Hellas Verona è primo
in classifica grazie al tris con cui trafigge il Napoli di Antonio Conte. Adesso andremo a vedere anche per le statistiche se questo è l'esordio peggiore dell'allenatore pugliese. Sicuramente in pochi si aspettavano un debutto così drammatico per il club partenopeo. Allora facciamo così, vedo da una parte che l'Udinese va sotto la propria curva dall'ara per salutare i propri tifosi, perché sicuramente è una grande impresa quella dell'Udinese riuscire a non perdere in casa del Bologna. Quindi vado per un tuo commento, Ciaccio, e poi vado da Gianluca. Ciaccio, così allora, salutiamo. Emblematiche sono le facce, i primi piani che hanno fatto l'allenatore, il giocatore dell'Udinese, tutti sorridenti e contenti, Italiano e tutto lo staff e tutti i giocatori del Bologna scoprono quella faccia lì, perché giustamente hanno capito di aver perso un'occasione bella, tre punti belli buttati al vento, perché non concretizzi, nonostante una prestazione altissima, perché comunque l'Udinese si è solo difesa, ha solo bussato e ha trovato quel gol in quel minuto di follia, prima rigore, poi il calcio d'angolo, per il resto ecco, l'Udinese Ciaccio, non lì, si è mai lì vista. Ti serviva magari il campione, e sono d'accordo, ecco, quelle partite sporche sì. Lì ti serviva esatto, il campione, esatto. Quella partita lì. Ti serviva Zirze è mancato in quel caso. Ma non lo so, Zirze, ma qualsiasi, perché in area quelle palle che hai avuto, anche quella di Orsolini sotto porta, quella di Castro che ha fatto una bella giocata, si è liberato bene. Lì, ragazzi, bisogna far gol. Lì non c'entra l'allenatore, non c'entra niente, c'entra che devi far gol, punto e basta. Quindi, secondo me, due punti buttati così. Due punti buttati, però c'è da dire, salviamo la prestazione, ho visto un bel Bologna, una bella partita, esatto. La squadra c'è, il gruppo è compatto. Ciaccio, non devi vedere una bella partita, devi vincere le partite, devi portare quasi tre punti, le belle partite non servono a nessuno, Cardani, mi capisci? Non siamo la Juve che dobbiamo vincere per forza, possiamo perdere. Quello devo hai ragione. Salutarlo. Grazie Ciaccio, ci vediamo alla prossima, grazie e complimenti per questo Bologna arrembante comunque. Ciao. Grazie. Ciao Cardani. Ciao a tutti. Diversa la situazione invece in casa del Napoli, tra poco seguiremo la conferenza stampa di Antonio Conte e tutti i commenti a seguito di questa prestazione molto deludente, Gianluca. Sì, prestazione negativa, sconfitta meritata. Sì, Kvaratskhelia poteva sbloccare la partita, oppure Lobotka, non l'ha fatto, e poi Napoli nel secondo tempo è scomparso, letteralmente è scomparso. Aspettiamo di capire le reazioni, le facce dei giocatori, testa china. Sono andati comunque a salutare i tifosi nella curva del Bentegodi a Verona. Conte era davvero distrutto, e vediamo gli esiti del mercato e gli esiti di questa sconfitta. Certo, ci sarà una settimana molto lunga per il Napoli. Capiremo anche cosa succederà per la situazione di Kvaratskhelia. Attenzione, speriamo che non sia un infortunio troppo lungo, perché in quel caso dovrebbe riuscire trovare un sostituto in quel ruolo di campo anche in questi ultimi giorni di mercato. Sarebbe una situazione veramente difficile per il Napoli. Si tratta di stiramento di un problema muscolare, salta le due partite, poi c'è la sosta, voglio dire, niente di grave. No, non ho detto niente di grave, ho detto che è un affaticamento muscolare, avremo poi gli accertamenti strumentali, ma non perde la stagione, cioè voglio dire, stiamo parlando di un infortunio. Così poi salutiamo Gianluca. Dottor Vigliotti, lei non pensa che anche tutta la squadra possa risentire di questa situazione del Napoli, soprattutto a livello di Osimhen? Perché... No. Secondo me anche lo spogliatoio indirettamente può risentire di questo stallo che c'è. Cioè, tu hai un'idea? No, io ho l'idea che quello che lei ha detto non risponde al vero, perché la squadra deve giocare in campo. Osimhen non ha mai fatto neanche un amichevole, e il Napoli deve soltanto, i giocatori devono soltanto fare quello che dice Conte, o lo fanno con Raspadori, o lo fanno con Ciolito Simeone, o lo fanno con Khedira, o lo faranno con chi arriverà se Osimhen andrà via. Non c'entra assolutamente nulla. Io faccio una desunzione, e chiudo perché so che dobbiamo chiudere, io faccio la desunzione che le parole di Conte alla vigilia della partita sono lo specchio di quello che abbiamo visto in campo. La preoccupazione della ricostruzione dell'anno zero di Conte, che deve ancora completare il mercato, si sono visti in campo oggi. Tutto, io la vedo così. La risposta della squadra, della prestazione in campo, è figlia di quello che ha detto Conte sabato. Gianluca, approfondiremo questo discorso proprio tra pochissimo nel post partita. Grazie per la cronaca e per essere stato con noi. Un abbraccio.
per alla le prossime prossima, partite, ragazzi. Per la seconda giornata ciao. Della squadra alla partenopea prossima. Adesso buona serata, noi ci fermiamo 2 minuti e poi ritorniamo proprio per seguire tutto il post partita del Napoli di Antonio Conte e le sue dichiarazioni che avremo tra poco. Rimanete con noi. E rientriamo in studio per il post partita di questo Napoli-Verona, di questo Verona-Napoli, con la squadra di Zanetti che trafigge 3-0 la squadra di Antonio Conte, il peggior esordio in carriera per l'allenatore pugliese. La sua faccia diceva tutto proprio al triplice fischio. Intanto ringrazio Marco Cito per essere stato con noi, è stato un piacere averti qua proprio per la cronaca delle due partite, e do il benvenuto a Beppe Vigani che è buonasera. Con noi per buonasera. Buonasera a tutti. Commentare questa delusione Napoli che non coglie l'assist di Milan e Inter che hanno pareggiato e addirittura riesce a fare, non dico peggio, molto molto peggio. E vi dico, vi do questo assist. Prima Gianluca Vigliotti ci ha detto le parole, le dichiarazioni di Antonio Conte nel prepartita, ossia siamo all'anno zero, dovremo soffrire quest'anno, non hanno appesantito di più un clima che già non era contro il Verona. Sì. Stiamo giocando perché? Con tutto il rispetto. Non ha peggiorato la situazione dello stesso Antonio Conte? No, secondo me... Forse voleva dare uno stimolo alla squadra, all'ambiente. Hanno creato un alibi invece ai giocatori, una situazione del genere. È un alibi per i giocatori perché hanno trovato dall'altra parte un allenatore che non li ha caricati. Quindi, voglio dire... ma poi, secondo me, poi chiudo, è incomprensibile il fatto che tu... È vero che il primo tempo l'hai, tra virgolette, dominato. Perché no, dominato con no. Un fraseggio molto sterile, un dominio palla veramente molto molto sterile. Il problema è che il secondo tempo si è sciolto come neve al sole. Sì, sì. Cioè, quello che deve far riflettere, secondo me, è... com'erano. Cioè, tu vai allo spogliatoio, esci dallo spogliatoio... O credi di far man bassa al Verona, e questo è veramente un bruttissimo segno di arroganza, eccetera. Di presunzione. Oppure è successo qualcosa nello spogliatoio. Oppure, terzo, e qui ragazzi è mancata completamente la benzina. Cioè, sì, però, Maria Chiara, la squadra ha cominciato ad allungarsi. Sì, si è allungata. Io non trascurerei anche un Verona che, come diceva anche prima Diego, no. Forse per il fatto di avere superato indenne quelle poche occasioni che il Napoli ha avuto al primo tempo, ha preso coraggio, ha alzato il baricentro e infatti si sono rivelati azzeccati i cambi di Zanetti. Io vado a vedere il secondo tempo, le grandi occasioni sono state tre. Per il Verona vedo da SofaScore i dati 0 per il Napoli, tiri totali 9 allora. Per la squadra di Zanetti a fronte dei 6 di quella di Antonio Conte. Chiaro. Quindi sono d'accordo con voi, posso dire una cosa, voi si sta parlando tutti del Verona, adesso il mercato, non mercato, io voglio tutto il rispetto per il Verona. Io ripeto, se avessi visto una partita giocata, io non ho visto il Bologna, però giocata dove Napoli domina e Pescarogna perde, io ti dico ci sta, certo. Va bene, sono il primo, è successo anche a noi, non è che adesso non lo dico degli altri. Il Napoli non fa la partita. Questo qui, io di Antonio Conte, mi spiace ma ha ragione Cardani, io non ho visto nulla di Antonio Conte, qui il Napoli viene preso a pallonate dal secondo Verona. Non si è visto il secondo tempo, ma nel primo tempo il Napoli fa 2 mezze azioni, il Verona la partita ce l'ha avuta in pugno, non è che abbia fatto chissà che Diego. Cosa. Poi aspetta, a livello di come Conte mette lì le squadre, voi avete visto il possesso palla del Napoli, non era un possesso palla come dire metto lì il Verona... Lo metto all'angolo e cerco di fare gol, che poi magari non riesce a tirare in porta, ma non è mai stato così. Non è mai stata una partita dominata, non è mai stata una partita con grinta, non è mai stata una partita da Antonio Conte. Io non ho visto un Napoli di Conte. Ha ragione Vigani. Poi scusa Cardani. Grazie. È vero, io allora, però partiamo da un'analisi. Purtroppo devi dargli ragione, tu pensa partiamo, un po'. Partiamo ragazzi da un'analisi sulle dichiarazioni di Conte. Conte fa queste dichiarazioni perché? Perché lui, sono dichiarazioni, Maria Chiara, fatte alla società, fatte al giochi col Verona, Cardani! No, indipendentemente, lui non ha ancora giocata, lui fa queste dichiarazioni perché dice a De Laurentiis, caro Presidente, gli accordi non erano questi. Va bene, ma col Verona deve vincere! Lascia stare quello!
perché lui chiama in causa il presidente, perché dice: lei mi ha promesso che Osimhen ad un certo punto doveva essere venduto, e allora prendi tre gol con Verona. A questo punto ci doveva essere un calcio. Ma questa partita non è giustificata. Hai creato un alibi ai giocatori. Conte sa che con questa squadra non va da nessuna parte. Ho capito, ma giocando col Verona. Scusa Maria Chiara, succedeva in Zaghi la stessa cosa. Cosa succedeva? Allora, succedeva Fonseca, perdeva 3-0 a pallonate. Cosa succedeva? Sotto processo. Ragazzi, Fonseca è quasi sotto processo per il pareggio, ragazzi. Di partite facili, Maria Chiara, non ce ne sono. A lui gli sono state fatte delle promesse sulla campagna acquisti. Ma non puoi perdere col Verona. Scusa. Cosa c'entra? No, però cosa scusa c'entra? Dario, tre gol del Dario Verona, ti faccio una domanda. Ma secondo te questo Napoli non è superiore a questo Verona? Dai, su! Ma certamente che è superiore, allora? Perché se gioca 10 volte, chiuso, la vince 9. Stasera la partita non mi sembrava, è andata in un certo modo. Ma nel terzo, nel secondo tempo, magari non con tre gol di scarto, non c'è stata. La partita stasera è finita nel primo tempo. Il Napoli nel primo tempo, se avesse avuto in campo Lukaku, avrebbe vinto la partita. Il presidente della Juventus lascia stare, deve dire qualcosa, a questo allenatore. Ma non può esserci Lukaku se c'è ancora Osimhen. È venuto a Napoli con delle promesse del presidente. Ma non può esserci Lukaku se non c'è Osimhen. Avverate in questo momento. Mettete in stand by, ragazzi, perché do un aggiornamento. In questo momento continua il turno, il primo turno di Serie A con Cagliari Roma, che è appena iniziata. Do la formazione ufficiale perché ci sta guardando da casa. Adesso incomincerà anche Lazio Venezia, con la Roma che non vedrà in campo Dybala, anche se è stato convocato. De Rossi ha detto: non lo faccio scendere in campo per scelta tecnica. Vedremo aggiornamenti anche per quanto riguarda queste due partite, ripeto, Cagliari-Roma che è già iniziata e Lazio-Venezia proprio che inizierà a secondi. Tra poco vi daremo in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte. Maria Chiara, tu adesso scusami perché dopo mi fanno, non posso dire le parolacce, ma lui mi dice: ci vuole l'attaccante Osimhen, quello che vuoi tu, mi va bene. Ma questo Napoli che abbiamo visto oggi, dall'inizio, può perdere 3-0 col Verona e essere preso a pallonate? Incredibile occasione. Non puoi venirmi a dire: manca Lukaku, allora certo, Napoli perde 3-0. Ma quello prescinde. Ma prescindere. La campagna acquisti che il presidente gli ha promesso. Allora, è quello il problema. Va bene, perché io voglio vedere Nitti giocare all'attacco con Raspadori, senza nulla togliere a loro. Raspadori e Simeone. Ma che discorsi sono? Ma scusa, che discorso è? Ma stiamo parlando con una squadra che probabilmente lotterà per retrocedere, con il Napoli che è una delle non è il Napoli promesso a Conte, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma non può essere una giustificazione, non è possibile. Secondo tempo così indegno, ragazzi. Dario, anche con Calzona, anche con Calzona in panchina dell'anno scorso, il Napoli doveva vincere. Io sono d'accordo con lei che nel secondo tempo il Napoli aspetto la luce. E basta. No, e lì non c'entra niente. Il primo tempo, se c'è una squadra che meritava di vincere, era il Napoli. Sì, no, e secondo il Verona. Solo che il Verona ti ha fatto tre gol. Con un vero attaccante, il Napoli avrebbe portato a casa la partita. Va bene. Conte poi avrà delle colpe anche lui. Io non dico perché un Napoli così, una squadra così di Conte, io non l'ho mai vista. Secondo me, arrendevole, senza grinta, senza cattiveria, senza. È quello che ti voglio dire. È quello che ti voglio dire. Non è stato il Napoli di Conte. Allora, noi stiamo parlando delle dichiarazioni di Conte, Diego. Conte ha ragione quando dice queste cose. Sì, lui va bene, è andato Cardani, a Napoli convinto, gliel'ho detto anche a Gianluca convinto prima, di fare un certo campionato, si è reso conto. Bravo, che quest'anno è l'anno zero. Sta parlando nei confronti dell'Inter, nei confronti magari del Milan, della Juve, non senza offesa, non per il Verona. Poi le partite si possono perdere e vincere tutte, ma non così. Allora, non così. Hai visto che poi tu perdi dominando. Hai visto bene anche il Milan ieri sera. Il Milan ieri sera, se non recuperava gli ultimi minuti la partita contro il Torino, tu che giudizio davi sul Milan ieri sera? No, perché i giudizi sono cambiati negli ultimi 8 minuti. Però il Milan ha fatto brutto, Il Milan per 70 minuti, inguardabili ieri sera. Però il Milan ha fatto 20 palle gol ieri sera. Il Napoli cosa ha fatto?
Ma no, il Napoli ha avvocato nel primo tempo due o tre palle gol. È un po' di sfortuna. Due o tre palle gol. No, però ce l'ha avuto. Aspetta un attimo, un tiro in porta. Il Napoli ha avuto aria su. Il Milan, in occasione, nell'ultimo quarto d'ora le ha avute la marea. Queste partite, se tu fai gol nel primo tempo al Verona, il Verona è costretto a prendersi. E il Napoli vince la partita 2-3-0. Hai capito quel discorso? Quante azioni ha creato? Ma se non hai l'attaccante che genia, no? Può succedere di tutto. E poi, non dimentichiamo che questo, che il Napoli nel secondo tempo non è entrato in partita quando è uscito anche Paraschelia. L'Inter non ha vinto perché c'è Disse, il Milan non ha vinto perché non c'è, capito, voglio dire. Gol del Venezia subito all'Olimpico. Pronti via, il Venezia ha segnato. Non è facile per nessuna, in questo inizio di campionato parliamo soprattutto delle squadre che dovrebbero lottare per i primi posti in classifica, parlo anche della squadra capitolina che in questo caso va subito sotto dopo 3 minuti grazie a un gol del Venezia. Allora facciamo così, andiamo con l'onda gol e poi ve lo raccontiamo. Allora, abbiamo visto il primo gol da parte del Venezia che è ritornato in Serie A proprio grazie Anderson alla vittoria ai play-off contro la Cremonese. Gol di Anderson, mi dice Beppe Bigani, sì. In questo caso bel gol che trafigge la porta avversaria. Venezia in casa, che è partito subito comunque molto voglioso, con molta grinta. È arrivato subito questo gol dopo un'azione insistita dentro l'area di rigore con un tiro a giro. Da Cagliari voglio solo dirti che il Cagliari è già andato vicino al gol per 2 volte, in entrambe le occasioni con Lovumbo, la prima fermata sull'offside, la seconda è stato un salvifico, un intervento dalla difesa del Cagliari. Sai che comincio a avere un po' di paura per domani sera io? Te l'ho detto che non devi sottovalutarla la partita di domani contro il Como. Tutte le grandi inciampano sono un po' in ritardo le grandi. No, quello che fa le coppe ma quello che è Napoli, pare chiaro, volevo aggiungere anche quello, sì. Il Napoli non fa neanche le coppe, ragazzi, non fa neanche le coppe. Io posso capire Milan, Inter, Juve, esatto, che fanno le coppe una preparazione diversa, ma Napoli non fa neanche le coppe. Tu stai tirando fuori delle scuse perché c'è Antonio sono scuse perché io te lo dico, a me Conte piace a prescindere. Allora, se sulla panchina del Napoli c'era Italiano, tu eri qui che lo massacravi. Altro che balle. Io posso dirti una cosa: con la squadra che ha il Milan, Conte sarebbe stato più adatto ad allenare il Milan piuttosto che il Napoli. Io dico. Ma sì, certo. Certo. Io ho pensato così, la mia idea di campionato. Poi il Milan non sta bene. Milan e Conte alla Juve, io avevo più paura. Però va bene così. Allora, va bene così. Io ho detto anche che la squadra di Conte non è una protagonista del campionato. Ma no, ma anche al completo, bene, anche bene, al completo. Va perché bene, se tu mi dici. Devi perdere col Verona. Cioè, anche perché stasera mancava. No, allora mancava un pilastro in difesa che è Buongiorno. Cioè, gli mancava anche Pilastro sì, in difesa. Va bene, ma... No, per cui manca Buongiorno. Manca. È uscito Varaschelia. Gli manca centravanti titolare. Allora, qualche. Allora, Conte ha ragione, un po' ha ragione, dicono. Ma scusa, ancora. Dico. Allora, se tu stai parlando per il campionato, possiamo parlarne. Ma se tu stai parlando... Ma ci stiamo parlando una di questa partita. Partita. Io ti dico, stasera mancavano tre elementi fondamentali. È come se nell'Inter mancasse Acerbi. Allora. Ti manca Lautaro Martinez. Non ci so, no. E poi ti manca... Un po' cambia, Quindi, secondo te, allora fammi capire, se è all'Inter, incontra il Verona, sì, bravo, e gli manca Acerbi piuttosto che Lautaro Martinez, Çalhanoğlu o Mkhitaryan, allora. Ecco, secondo te dice però se perde col Verona va bene. No, perché gioca con Zelinski, ma avete le riserve, stiamo giocando comunque contro il Verona. Poi Beppe, ascolta, io capisco anche perdere la prima, va bene, ma non così. Hai preso una staffilata, ancora poi prende 4 gol. Ma il secondo tempo non ha giocato, meno male, ci siamo accorti. Una volta preso il primo, secondo gol, il primo gol. Primo, il secondo, il terzo e quasi il quarto. Il Napoli si è sciolto, io non ma ho mai hai visto. Ma non è normale, ma hai visto il primo gol come l'ha preso? L'hai visto il primo gol come l'ha preso? Dai.
Ho visto. L'hai visto il primo gol? Ho capito. Ma lì, tu lo sai che quando Juan Jesus, no, perché lì è anche colpa di chi tiene quei giocatori. Quando Juan Jesus è andato via dall'Inter, è andato alla Roma, noi abbiamo festeggiato. Ricordo. Certo, Beppe, ma allora tu vieni sul mio discorso, perché se al posto di Juan Jesus c'è Buongiorno, probabilmente quel gol lì non li fa il Verona, è lì che voglio arrivare. Sì, però, Maria Chiara, capisci che qua no. Io sono pro Conte, però qui si sta difendendo in questa partita Verona-Napoli 3-0, 3-0. Non 1-0, 3-0. 3-0, 3-3. Gol tiri del Napoli, due da fuori aria. Adesso cosa ha fatto? Non lo la so. Traversa. Si sta difendendo Conte. Non è corretto. Allora, ma non è corretto. Diego, dai, su. Come? Noi stiamo vedendo queste partite, soprattutto le milanesi, che non è che abbiano. Cioè, domani la Juve perde col Como 3-0. Tu mi dici, no, però giocava Gatti. Ma cosa vuol dire? No. E allora, lo stai dicendo Thiago tu? Thiago Motta domani gioca con la formazione titolare. Sì, ma se ne manca uno... E manca uno o due elementi che dobbiamo prendere. Ok, no. Se manca uno e gioca Gatti, perdi. No, basta, no, Juve. No! E allora? No. E allora? Stai giocando col Verona tra i papaveri. Sì. Ma allora, dai, su, ma allora, per favore! Allora, dai. Diego, tu hai un allenatore no, che sta facendo di tutto per far prendere alla tua società, no? Un altro difensore, che di difensori voi ne avete? E cosa c'entra? No, Conte, in questo momento sta dicendo al presidente, ma Osimè quando va via? Dì che non gioca niente, no, gioca solo il campionato, no. Noi giochiamo tutto. Un conto è giocare. Ma gioca solo il campionato! Il Napoli gioca solo il campionato e ha già perso 3 punti. Ma in questo momento non ce li hai i giocatori. In questo momento Conte parte di campionato. Tu mi stai dicendo che il Verona è superiore a Napoli. No. Allora, noi stiamo vedendo, Beppe, in questo momento che anche le squadrette, chiamiamole così, stanno dando delle grosse difficoltà. Certo. Sia al Milan. Ma non così. Sia all'Inter, no. Ma non puoi paragonare il Verona al Torino, al Genoa, ma su... Primo. Ha perso 3-0 il Milan o l'Inter. No. Come no? Lascia stare, perché il Milan all'89esimo era sotto di 2 gol. Allora va bene. I milanisti ieri sera si perdevano 2-0. Secondo te la preparazione del Milan è uguale a quella del Napoli? Ma la situazione del Napoli è diversa, non hanno le riserve. Conte ha... Ma gioca solo il campionato! Ma gioca solo giocatori contati. Ma gioca solo il campionato! Gioca solo il campionato! Allora, Diego, in questo momento a Conte servono delle certezze, che in questo momento non le ha. Poi, certezze? Che il Napoli stasera ha giocato male, è un altro discorso. Ma tu sai perché Conte è andato al Napoli? Perché sennò era il cerino in mano. Conte è andato al Napoli perché probabilmente non ci sono state delle offerte. Non l'ha voluto la Juventus, il Milan. E quando tu prendi una piazza del genere, ti becchi onori e oneri. E sai che cosa sono gli oneri? Che i soldi non sono quelli di 40-50 anni fa dove potevi scialacquare. Ognuno fa i suoi conti. E il discorso di Lukaku, ricordati, che non è proprio legato a una volontà del... Qui il problema di Osimhen, fino al 31 potrebbe essere abbastanza grave. Ma certamente. Per Vabbè, ma qui... Ma che Conte non si aspettava. Non si aspettava, ma la sapeva la situazione qual era. Però vedo sugli schermi, sui monitor, Armando Areniello direttamente da Napoli per capire la situazione. Tra poco avremo anche le dichiarazioni di Antonio Conte, potremmo commentarle assieme. Per ora abbastanza drammatico quello che abbiamo visto in campo, soprattutto perché Manna, il direttore sportivo, prima dice siamo con Conte, siamo d'accordo con lui per quanto riguarda il mercato bloccato, però la mia domanda è, scusami, il tuo ruolo però è quello di dare al nuovo allenatore una squadra al completo, il fatto che lui sia d'accordo con Conte non sistema le cose, anzi forse le rende ancora più grave, no? Armando, torno da te proprio per questa disamina e poi per dirci da Napoli qual è il sentimento, la luce di questa prima partita. Ciao Armando e grazie per essere intervenuto. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Assolutamente il sentimento è pro Conte contro la società e sono assolutamente d'accordo con questo sentimento, in quanto il tecnico è da inizio stagione che chiede Lukaku, da inizio sessione di mercato, chiede Lukaku, vuole un centrocampista che possa dare qualcosa in più rispetto a quello che può dare chissà,
e non viene accontentato. Per favore, io sono pro Conte, dopo mi viene da incazzare, si può dire. Ma tu devi perdere 3-0 col Verona perché non hai Lukaku. Adesso scusa, avete fatto una figura, adesso a me va bene, ma tutto, io sono quello, pro Conte, ma se guardo la partita di stasera, questa è la squadra di Conte, contro il Verona, con tutto il rispetto. Ma una squadra con Juan Jesus Mazzocchi, col massimo rispetto per Juan Jesus Mazzocchi, non è una squadra da Conte, quindi assolutamente. E prendi tre papagne? Ma è probabile che comunque ci sia molto da anche colpe Conte, perché comunque far giocare Juan Jesus e non Marin, volendo possiamo dire anche questo, ma le colpe principali alla società. Poi possiamo criticare Conte, ma prima bisogna parlare della società e dei gravi errori che sta facendo e ripetendo dopo quello che ha fatto lo scorso anno. Allora facciamo così, però andiamo un attimo con sulla Lazio, perché ha appena pareggiato. Ha pareggiato da poco Castellanos, che ha sfruttato un errore del difensore Svoboda del Verona, del Venezia, che ha perso malamente un pallone al limite dell'area. Castellanos così si è involato da solo e ha battuto il portiere Joronen con un tiro violentissimo. Errore clamoroso degli avversari, il Tati Castellanos non può sbagliare e torna in pareggio la Lazio proprio del nuovo allenatore Barone. Allora andiamo con l'onda gol e poi torniamo per commentare sempre il post partita del Napoli, ma anche con tanti aggiornamenti di mercato. Andiamo con l'onda prima. Allora, in questo momento quindi situazione bloccata in Cagliari-Roma, invece che sta seguendo il nostro Beppe Vigani? Allora, la partita è molto equilibrata. E, un po' più Cagliari, però Beppe. Un po' più Cagliari, la Roma fa fatica a ripartire perché al centrocampo si vede che per il momento non è riuscito ancora a prendere le misure, con un Cagliari che mi sembra un po' più quadrato rispetto alla Roma. Comunque, vabbè, al di là di quello, la partita è ancora in equilibrio, però sicuramente più Cagliari. Ma lei quadrato così intende, scusi Vigani, o più quadrato così intende, è un termine che non riesco messo a capire. È messo meglio in campo, mi sembrano che sì, i reparti siano un po' più corti, quindi rispetto alle distanze, eccetera. I termini calcistici dovresti conoscerli già. Secondo che non so, capito. Dai, fammi andare ancora da Armando Regnelli invece per la questione relativa. Caro Armando, ti vedo meno sorridente stasera. A me spiace perché io qui in studio sono l'unico che difende Conte. Ce l'ho tutti contro. No, io sono contro Conte. Attenzione, allora, però non è giustificabile una prestazione del genere. Ma scusa, allora, è giusto. Allora, quello che chiedo a Armando, ma allora, domani il presidente si farà vivo o no? Perché io penso che dovrà dire qualcosa, perché non possiamo aspettare... È meglio che non dica. Non possiamo aspettare il 30 di agosto per sapere se Osimhen va via o no. Ci dovrà essere qualche cosa che succede in questi giorni. Perché Conte, sai, ha tanta pazienza, ma noi alla Juventus siamo abituati che poi a luglio prende e se ne va, Non vorrei che ad un certo punto... Allora facciamo così, Armando, vi faccio vedere a tutto lo studio, anche voi da casa, qualche meme che in questo momento, quindi qualche emoticon simpatica, insomma, dell'ironia che fa spesso il web e che noi vi mostriamo quando accadono certi capitomboli, come proprio in questa serata, con il Napoli che subisce 3 gol dal Verona. Vedete anche voi sullo schermo Conte, insomma, che drammaticamente in panchina sta ripresa questa immagine, lo riprendiamo dal profilo Instagram di Autogol, insomma, che hanno ripreso tutte le immagini più divertenti dal web. Buongiorno infortunato, Kvara infortunato, sconfitta con il Verona, mercato non completato, questi le emoticon più divertenti. E poi giustamente il web invece che riprende quelle che sono stati gli allenatori del recente passato del club partenopeo, sia Calzona ma anche lo stesso Mazzari, lo stesso Garcia, che forse tanto non avevano fatto male con questa società, chi lo sa, lo dirà il futuro. Però questa è l'ironia che ci vuole in questi casi, che il web, insomma, sappiamo che si sbizzarrisce da questo punto di vista. Armando, Conte fino a quanto sopporterà questa situazione? Perché abbiamo visto, abbiamo sentito dalle dichiarazioni prepartita, mi sembra che la pazienza non sia proprio una sua caratteristica, una sua qualità.
Allora, innanzitutto tranquillizzo Dario, sono sempre sorridente. Poi per il fatto di Conte, per il fatto su Conte dobbiamo vedere, sicuramente domani non penso parli a DL, ormai la gestione in mano a Conte manna dal punto di vista comunicativo. Quindi dal punto di vista economico abbiamo visto che comunque Conte non ha tutto questo potere. Penso che si aspetterà fine mercato e poi si tireranno le somme. Chiaramente in questo momento possiamo tranquillizzare i tifosi, non c'è un'idea di dimissioni, ma vediamo come finirà il mercato, perché Conte è stato chiaro e vuole, a parte Lukaku, ma ci sono almeno 4-5 giocatori che sono in uscita dal Napoli. Io ero d'accordo il discorso di prima contro il Verona, tu devi vincere a prescindere, ma ci sono giocatori fuori progetto che chiaramente non possono rendere come renderebbero magari un Giovanni Simeone in una squadra di medio classifica, ti fa 20 gol, nel Napoli soffre, quindi è tutto lì il discorso. Armando, però... Allora aspetta un attimo Dario, perché abbiamo le prime parole di Antonio Conte, ce le riporta proprio, grazie anche a Michael Cuomo, nella nostra chat di redazione, ve le leggo proprio al volo. Dopo il gol loro ci siamo sciolti come neve al sole, quello che mi sento di dire è, testuali parole, scusa al popolo napoletano che ci segue con passione, sono l'allenatore ed è giusto che mi assuma tutte le responsabilità. Secondo tempo inaccettabile, figlie di alcune situazioni. Se potrò aiutare il Napoli, in qualsiasi modo lo farò. Mi sembrano parole molto responsabili, accorte in questo caso. Mi piace sottolineare, mi sento di chiedere scusa al popolo partenopeo, mi prendo io le mie responsabilità. Quindi non accusa nessuno. Fammi andare da Armando, poi torno da te. Dario. Per ora non accusa nessuno, per questo ho detto attendiamo fine mercato e poi vedremo cosa dirà. Al momento è tutto in mano a lui, la gestione comunicativa, la responsabilità dal punto di vista comunicativo è tutto in mano a Conte. Anche per cui, e quindi ci ha confermato quello che abbiamo detto pochissimo tempo fa. Vediamo quando finirà il mercato, perché se non verrà accontentato, a quel punto io penso che dopo serate così, mi auguro che non si ripetano, ma dubito che poi si esponga in questo modo dicendo soltanto che è colpa sua. Ma tu ipotizzi anche delle dimissioni nel caso, addirittura anticipate, nel caso non venga accontentato sul mercato? Allora, ovviamente ad oggi non ci sono i prodomi per le dimissioni. Vediamo quando finirà il mercato, perché... immaginiamoci un Napoli che arriva a fine mercato e resta con Simeone, Raspadori e che Dira come prime punte. A quel punto io penso che Conte faccia più di qualche riflessione, se così fosse. Beh, ma Armando, scusami, non può rimanere con Simeone, Raspadori, eccetera, eccetera, perché Osimhen va via, Osimhen rimane, per cui verrà reintegrato. Poi non so se tu reintegri un giocatore che non è contento di stare lì, però magari Conte potrebbe anche convincerlo. Però il problema qual è? Allora, se l'Atalanta, come sappiamo in queste ultime ore, sta cedendo Lookman al Paris Saint-Germain, la pista Paris Saint-Germain, hai capito? Per cui Osimhen dove va? È lì il problema, no? Solo il Chelsea. Vabbè, ma Lookman in questo momento prendere Osimhen offrendo Lukaku. Scusa, però sì... Il problema Osimhen, come dice Cardani, adesso è un problema, però questo esula. È un grave problema. È un grave problema, sì, però questo esula adesso non è che gioca solo Osimhen, non esageriamo. Qui stiamo parlando che la squadra, vista oggi, tu puoi dirmi quello che vuoi, non ha fatto nulla. Non sembra squadra di Conte. Non sembra una squadra di Conte. Poi dopo che tu mi dici, ho venduto Osimhen, ho preso Lukaku, sì, va bene, ma ho capito, finito, basta, il problema è risolto lì. Io, guardando il campo, lasciamo stare poi... oltre, a me non interessa, guardando il campo oggi, io sono un pro Conte, una squadra del genere, ecco, come ha detto Cardani, io Conte partire così non l'ho mai visto, mai, ma anche giocando, cioè prendere un'imbarcata del genere, io Diego, non l'ho mai visto. Diego, non riesco a farti capire una cosa, che se stasera, continuo a ripeterlo, io posso giocare malissimo, posso giocare una partita come ha fatto il Napoli stasera, malissimo, però se siamo in campo, Osimhen
o Lukaku la vinco lo stesso e chiudo il discorso. Mi capisci dove voglio arrivare? Ecco, io. Secondo te, Armando, la vinci con Osimhen? Ma certamente nel primo tempo la vinco. Armando. Però non è solo Lukaku, il fatto è che si parla di acquisti di quattro titolari, per questo dico, non è solo Lukaku, si parla di David Neres, si parla di McTominay, poi arriveranno, questo non lo sappiamo. Beh, stanno David trattando Neres, David sta Neres, no? Molto probabilmente però, sì. Però Armando stamattina... Esatto. Allora, il primo tempo del Napoli, il Napoli poteva benissimo andare in vantaggio nel primo tempo, perché il Napoli il primo tempo non ha fatto una brutta partita, no? Ha sbagliato anche dei gol. No, tu sei d'accordo con me che se in campo ci fosse stato un attaccante o Lukaku o Osimhen, uno o due gol avrebbero fatto, la partita sarebbe chiusa. Quindi, poi se il Napoli giocava male, però i tre punti li portava a casa lo stesso. Quindi si arriva il campo basso, con tutto rispetto parlando, il Rondinella, sesto Rondò. Il Napoli non può vincere perché non c'è il centravanti. Ma di cosa stai parlando? Scusa. Ma stai parlando del Verona, stai parlando. Ma di cosa stiamo parlando? Il Verona! Ma non vince lo scudetto Verona! Tu giochi a Verona e non conti una squadrettina normale. E stasera ha dimostrato che può metterti in difficoltà. È esagerato così! Perdere a Verona, dai, ma non così, dai! Non così, se c'era. Allora, tirati voi un porta 20 metri, due volte, basta! Voi dovete dirmi gli sbagli che ha fatto Conte. Beh, tu dimmi... Conte ha sbagliato. Dove ha sbagliato Conte? Ma non è sbagliare, non è sembrata la squadra sua. 5 minuti, basta, sciolto. No, 5 minuti. Il primo tempo l'ha fatto. È stato un buon Napoli. Ci ammazzavamo di noia il primo tempo. Dario, era sempre sotto ritmo il Napoli. Però le occasioni le ha avute. Le ha sbagliate. Una, due. Colpo di testa di Aguissà. E il tiro di Lobotka sopra la traversa. Fine. Io però vorrei andare anche sulle altre dichiarazioni di Antonio Conte che ci stanno arrivando e quindi ve le do subito al volo leggendole proprio in questo momento. Ha parlato anche di mercato. Quello che è preoccupante secondo me è vedere il secondo tempo, vederci sciogliere come neve al sole dopo il primo gol subito. Il problema va risolto a monte perché non è di facile risoluzione. Penso di avere l'esperienza per dire determinate cose. Quando parlo non lo faccio solo per dare fiato alle trombe. Quindi ecco, secondo in questo te senso... il problema che dice Maria Chiara oggi è se avevo l'attaccante io ero a posto. Il secondo tempo, io se posso dire a Conte, io non ho mai visto un Conte rassegnato in panchina così nel secondo tempo. Esatto, è quello che ti sto dicendo. Quello te lo posso dire. Probabilmente la squadra non rifletteva le sue indicazioni. Però, avvocato... Allora voi, se lui vede Conte, che la squadra ma non Conte risponde... lo conoscete a Portocampo, Conte lo conoscete a Portocampo, invece era tranquillo, era rassegnato. Però allora dice... facciamo così ragazzi, subito in pubblicità e poi ritorniamo sempre per raccontarvi le dichiarazioni di Antonio Conte. Allora, questo era Antonio Conte, dopo il post partita, però prima fatemi andare da Armando Reniello e poi torno da voi in studio, ragazzi, però prima voglio il commento di chi il Napoli lo segue da vicino ormai da anni. Armando, che Antonio Conte abbia perso quel fattore che gli aveva in passato permesso di conquistare quella serie di scudetti con la Juve, poi con l'Inter, ma anche con il Chelsea, ancora prima dell'Inter? È vero che l'agonismo di Conte non si è visto, soprattutto nel secondo tempo, e come faceva notare anche Dario, e mi mandavano anche i tifosi del Napoli messaggi dicendo dove è il Conte che abbiamo visto all'Inter e alla Juve. Però è probabile che in questo momento Conte non senta sua ancora la squadra. Io ho questa sensazione e questo comunque mi arriva da Castelvolturno. Le sue richieste sono chiare e anche oggi lo ha rimarcato. Comunque tra le righe l'ha fatto capire. Ho parlato ieri, non voglio ripetermi oggi. E ieri è stato abbastanza chiaro nel dire che ci sono almeno 4-5 elementi in uscita, lo so che sono ripetitivo, ma è quello che dice Conte e quindi a quello ci dobbiamo attenere, è quello che sarà fatto sul mercato. Si spera
già nell'arco di 3-4 giorni, perché non si può pensare di arrivare a Napoli-Bologna poi Armando, con una prestazione simile e con gli stessi effettivi in allora campo. Quali sono le parole che vi hanno più colpito? A me sicuramente il fatto che abbia ribadito, non sto scherzando quando dico che ho visto dei giocatori, ho trovato dei giocatori in grande difficoltà nelle poi difficoltà, anche nelle difficoltà sì esatto, in difficoltà, nelle difficoltà esatto. C'è da vergognarsi, queste le parole sicuramente che pesanti, mi hanno capito, poi quando pesanti. Dice spero che comunque qualcuno ci abbia un sanguinamento, lui usa questa metafora ovviamente molto dura, un sanguinamento. Sai perché io, a me piace Conte, lo seguo da tanto tempo, Conte, anche le interviste, le cose, a parte che era dell'Inter, ma Armando ha detto la cosa giusta, non è ancora la squadra di Conte, ti spiego anche il perché, non nomina neanche un giocatore, dice il nostro portiere, da noi diceva Samir, tanto per dirti, non nomina un ruolo, non è che dice i centrocampisti hanno perso il pallone, non sono stati, no, a centrocampo abbiamo perso la palla. Lui, di solito, io mi ricordo che le dichiarazioni, quando, se ti ricordi Beppe, Barella e Sensi sono giocatori del Cagliari. Lui dice nome e cognome, ti dice, lui non ha nominato un nome, non ha nominato una zona del campo. Ma mai su singoli, hai ragione Armando, non è ancora, non si sente ancora la sua squadra. E, se no, tu lo senti che li chiama proprio per nome. Ti dice proprio il giocatore, ti dice proprio del bene e del male, non sto dicendo... Quindi qua mi sembra proprio, e poi te l'ho detto prima, con la società mi sembra abbastanza diviso in questo momento. Quindi secondo me Conte non è ancora il Conte nostro. Torno da Armando perché tra poco lo dobbiamo salutare. Ti aspetti qualche parola anche da parte della società, in particolare dal presidente, oppure no? Ci sarà un silenzio stampa da questo punto di vista nei prossimi giorni? Credo che ADL non parlerà nei prossimi giorni, però lui l'ha detto adesso, questa sera l'ha detto, io sono a disposizione per qualunque chiarimento, quindi ha fatto capire che attende probabilmente anche un colloquio con la società nei prossimi giorni. Quindi però Armando, il clima non è sereno. Allora facciamo così ragazzi, sì. Devo salutare Armando Reniello, grazie per essere stato con noi Armando, scusami Dario, devo salutare Armando. Un abbraccio a voi. Ciao, al prossimo collegamento, sempre ovviamente per parlare di Napoli. Andiamo subito in pubblicità e poi ritorniamo qua per Milan, Inter e tanto altro, tra poco.